Si parte inizialmente dalla pacificazione fiscale. Lo dico subito, non è né un condono né una Qual è la sanatoria, differenza con un ma è una condono? rottamazione, perché questa non la si fa nei confronti di chi ha evaso, di chi ha eluso il fisco, ma la si fa nei confronti di quei cittadini, imprenditori, partite IVA che non hanno potuto pagare le tasse a causa della crisi. Parliamo di Chi importi. stabilisce che non hanno potuto rispetto a quelli che non hanno voluto pagare le tasse? Quelle sono Io ho delle un contenzioso cartelle. con Equitalia. Come Esatto, faccio a parliamo di capire se io sono contenziosi. marciato o se sono un Tutti imprenditore in non hanno difficoltà? potuto. Parliamo di contenziosi limitati, siamo di fronte ad una procedura concorsuale, una procedura fallimentare, il cittadino, l'imprenditore non ha potuto ottemperare al proprio obbligo nei confronti dello Stato pagando. Quindi è solo limitata a quelli che hanno una procedura. No, dico, No, no, lei vabbè, mi quello è un chiede, io caso, dico, vero, quello è un caso molto quello può essere un limitato. caso, sono cittadini che sono colpiti dalla crisi, imprenditori che vengono colpiti, piccoli artigiani colpiti Ma dalla solo crisi della imprenditori situazione. o anche un comune cittadino? No, partite IVA, tutti coloro i quali hanno delle Uno che cartelle non ha da parte partita di IVA. Equitalia, parliamo di una somma, un ammontare pari a circa 1.000 miliardi di euro che lo Stato non recupererebbe mai, che l'imprenditore, il cittadino e la partita IVA non potrebbe assolutamente pagare o ottemperare, quindi non potrebbe far ripartire il sistema economico attraverso una procedura di saldo a Chiunque, stralcio. però si tratta di tante persone, tante, insomma, sono Certo. centinaia Parliamo di migliaia di di persone. migliaia, forse anche milioni di cittadini che non sono nelle Allora, condizioni di poter parlare. uno E che ha quindi questo. ricevuto, mi scusi, uno ha ricevuto la cartella, d'accordo? Doveva dare 100 euro di tasse più, non so, 30 di interessi, quindi deve pagare 130 euro, 130. cioè, o 1.300 o 13.000 o 130.000, va benissimo. Che cosa paga? A questo punto ci sono delle quote che vengono stabilite che possono andare, che sono ovviamente a scalare, partono dal 6% fino al 25%. Pagano, quindi saldano questa quota che viene quindi stralciata e quindi loro possono poi Qui continuare parliamo, tranquillamente. È perché un saldo a finora le stralcio, no? rottamazioni, che È una hanno avuto un sorta di grande rottamazione. successo, erano benissimo, paga soltanto l'imposta e te la rateizzo e ti abbuono gli interessi, che già ha fatto un pochino seccare quelli che invece hanno pagato tutto. Certo, Va bene così. In certo. questo caso voi fate uno sconto, cioè fate pagare Uno soltanto stralcio, è uno dal stralcio, infatti. 6 al 25% di tutto. Dell'ammontare, Quindi certo. è un bel Che insomma. consente allo Stato di poter incamerare e riportare in pancia soldi che altrimenti non avrebbe mai assolutamente visto e consente all'imprenditore, al cittadino, alla partita IVA di poter riprendere la propria attività. Ti dà due tipi di benefici, il fatto di poter incamerare soldi che altrimenti non sarebbero mai più potuti rientrare nelle casse dello Stato e quelli ti consentono a questo punto di poter coprire una parte della flat tax, quindi questa nuova riforma rivoluzionaria da un punto di vista fiscale, e dall'altro lato consentono Quanto tempo ci all'imprenditore. vuole per i calcoli che avete fatto Questa per... è, si parte da qua, si parte da questa prima proposta, e da qua poi ci sono il dibattito se si parte prima dalle imprese o dalle famiglie. È evidente che partire dalle Però dopo imprese, questa pacificazione, il passo ma successivo. per fare questo primo passo, quanto ci bastano 6 mesi? Perché Non lo so, il tempo questo è il che il punto, perché se non si ministero, finisce questo... c'è un ministro che credo sia sufficientemente Voi competente per siete poter stabilire i contrari? tempi. Intanto siamo contrari alle bugie. Questo si chiama condono. È un condono fiscale perché si paga il 6% invece del 100%. Io non esprimo giudizi. Cioè, però agli italiani loro fanno della trasparenza, diciamo la bandiera, e non spiegano che questo è un condono. Cambiano i termini. La rivoluzione voluta dal governo Conte, voluta dalla Lega, voluta dal Movimento 5 Stelle è questa? È quella Non è un semantica? condono, non è Questo è tantomeno una sanatoria. esattamente un condono fiscale. No, siccome ci hanno imputato a noi per i provvedimenti presi nelle ultime annualità di aver fatto un condono, rispetto a questo molto molto timidi. Dopodiché mi permetto di dire, noi non guardiamo al futuro, noi guardiamo al passato. Noi abbiamo preso, io sono stato tra i primi a prendere atto tranquillamente di una sconfitta chiara elettorale, di invitare il Movimento 5 Stelle e la Lega, e poi aggiungo anche il piedistallo posto da Fratelli d'Italia, a costituire una maggioranza che di fatto è verde, gialla, nera, a seconda dei colori e delle tonalità, il più presto possibile. Il mio rammarico è che ci abbiano messo 90 giorni, il mio rammarico è che abbiano bloccato l'Italia. Io guardo al futuro, oggi Ma qui avrei avete voluto, bloccato l'Italia per 5 oggi anni chiedo voi. scusa, oggi avrei voluto in aula un Presidente del Consiglio che ci spiegava quali erano le regole del condono, che ci spiegava le aliquote della flat tax, che ci avesse spiegato, bontà sua, come
com'è che riteneva di modificare radicalmente la Fornero, cosa che è stata detto fino a ieri e oggi è sparita dalle dichiarazioni del Presidente Conte. Come finisce la storia della flat tax secondo te? Ma insomma, io già si comincia a sentire, facciamo le imprese nel 2019. Che c'è già. E le, c'è già, però sarebbe più bassa. 24% la vogliono portare al 20%. Però capito. L'aliquota sarebbe più. Cioè, in effetti, poi è non bene, non capito. Sappiamo ancora. È al 20% perché, per le imprese? Al 15%. È più bassa, allora, è più bassa, sì. È 9 punti più bassa 9 rispetto punti più allora, bassa. Sì, quindi, c'è indipendentemente già, però dal reddito delle imprese? Per tutte le imprese al 15%. Bene. E poi spostare al 2000 l'anno successivo, un po' lo stesso spacchettamento che stanno facendo, che faranno immagino con il reddito di cittadinanza, che si parte il primo anno finanziando i centri per il lavoro, per l'impiego, e poi si rinvia all'anno prossimo invece la vera e propria distribuzione del sussidio. Dico, quindi il reddito di cittadinanza prima del 1 gennaio 2020 non si vede. Chiedo, visto che si sta parlando di maxi condono e visto che Armando Siri, che tra l'altro è chi ha formulato la flat tax perché è responsabile sì. economico per noi per Salvini, è condannato per bancarotta fraudolenta per MediaTrade e c'ha 126.000 euro di debito con lo Stato italiano e quindi sarei il primo a beneficiarlo. Mi chiedo poi questo governo del cambiamento e questo rinnovamento dove sia, visto che per primi si mettono i soldi nelle tasche loro. Allora Rixi, domanda chiara, qualcuno potrebbe anche pensare velenosa, però lei no, ci deve rispondere. In realtà. Allora intanto vorrei sfatare sta cosa che la flat tax ci guadagna sugli ricchi, perché sì, vabbè, oggi vorrei dire... No, io ti rispondo se vuoi, se no sto zitto e prego, ti ascolto. Prego. Allora, e il perché? Perché oggi il sistema fiscale italiano vive praticamente sul lavoratore dipendente e sui piccoli e piccolissimi. I grandi redditi, anche da lavoro, sostanzialmente vengono portati fuori dal paese, così come le grandi sedi fiscali delle grandi aziende. Quindi e in oggi che modo la flat tax garantisce equo, che questo non perché avvenga? Perché nel momento in cui non è più a scaglioni, quindi uno quando guadagna 50 euro in più rispetto al proprio scaglione decide oggi di non dichiararli perché pagherebbe più tasse rispetto a prima, li potrebbe dichiarare, non solo, ma avresti un fisco che sarebbe competitivo con gli altri paesi, quindi non ci sarebbe più la situazione in che viviamo oggi. Anche di non c'è nessun paese negli al ultimi mondo anni, la flat quello... tax. Non c'è nessun no, paese al mondo. Invece sì, mi spiace perché c'è in moltissimi paesi si sta anche estendendo in altri. Ma mi risponde sui soldi e che dovete all'erario italiano europea, quando dite che gli altri fanno poi andiamo avanti sul problema delle cartelle esattoriali di Equitalia, che è una pace fiscale, è qualcosa diverso che il discorso se sei condannato in tribunale o meno. È un problema legato al fatto che ci sono molte imprese, piccole e piccolissime, riferisco ad esempio al mondo ambulante piuttosto che altre realtà, che negli ultimi anni per pagare i soldi ai lavoratori, quindi per dargli lo stipendio in mano, no, in un momento di recessione, magari non hanno pagato le spese della previdenza sociale o altre cose, perché sennò avrebbero dovuto chiudere l'attività, come hanno fatto in molti, perché uno dei problemi che c'è stato sì, con l'applicazione di alcune norme... Lei non mi sta rispondendo, e quindi io poi dico che riformando spagliamo. Un sistema fiscale bisogna innanzitutto cercare di non far chiudere le ultime imprese che sono presenti in questo territorio, sì. Perché senza impresa il lavoratore non lavora. Mi risponde? Vorrei anche aggiungere no, una però cosa. Scusate, no, io vorrei una risposta. La risposta vorrei... mi sembra di aver risposto. No, no, ho detto no, che non è no. un problema di condanne penali, perché chi è condannato, sempre che sia condannata, a me non mi risulta, ma sempre ma se sia condannato. Ma guardi, c'era il direttore del Sole 24 ore poco fa, l'ha pubblicato il Sole 24 vista, ore questa da notizia. Questo punto di vista, uno paga, non è mica quello il problema. No, il problema è, un altro. È che fifate le leggi per voi e poi dite che l'hanno fatto gli altri. Ma non è vero. Il problema che la flat tax. Ma non è vero, ma lei dice una cosa non vera. La flat tax parte da un assunto assurdo che è rimettere ai privati il fatto di voler pagare, di non voler pagare, ma i soldi si devono rimettere, non i è soldi vero. Si devono ma non è vero, ma lei si sposta per far ripartire i consumi, diamo i soldi ai lavoratori, un attimo, perdonatemi, vuol dire i duellanti. Tra l'altro ci saranno delle aree di esenzione per i redditi bassi che ci guadagnerà. E ci saranno anche una modulazione in base ai nuclei familiari. Lei sta dicendo un mare di bugie e non mi ha risposto. Sta dicendo un mare di bugie e non mi ha risposto. Posso dire una cosa?